Ciao Stefano, che è da dirmi? Pronto qui? Hai detto che hanno annunciato il remaster di Crysis? Cosa? No, non è possibile. Guarda tu stesso. Adesso vado a vedere. Ma è proprio, cioè, è proprio ufficiale? Ufficioso. Comunque stavo pulendo un po' i pomelli qua del Marshall. Mi ha interrotto per una giusta causa allora. Ok, va bene, allora devo farci assolutamente un video. Ed eccoci di nuovo qua a parlare di questo gioco, Crysis. Allora, da 2 giorni fa, anche se non l'ho scoperto solo ieri, hanno annunciato la remaster di Crysis. Io già avevo fatto un video in questo canale di Crysis su Windows Vista, che faccio vedere tipo 2 ore e mezza di video. Lo vado a testare sia sul PC vecchio che sul mio PC con la RTX, con le mod e tutto. Guardate, dovete andarlo a vedere perché dico cose che in pochi diciamo sanno, ecco. Comunque, hanno annunciato questo remastered con questo teaser qua. Adesso io vi dirò tutto quello che sappiamo da oggi e anche cose che ho notato io. Allora, come prima cosa, dal teaser andiamo a vedere l'immagine. Proprio da questo frammento qua, che si vede il modello già della nanotuta. Allora, già qui mi è venuto, cioè già qua ho voluto confrontare l'immagine dei render originali, cioè originale, che sarebbe questa qua. E già da qua si può notare una cosa. Questo è il vero modello. Allora, questo modello qua del 2007 è più dettagliato di quello che hanno fatto vedere nel teaser. Perché? Perché nell'orecchio tipo qua c'è una specie di buchi così. E qui anche, cioè qua si può vedere che la texture è molto più dettagliata. Invece se noi andiamo a guardare il teaser, adesso io qua ho due finestre, andiamo a guardare il teaser, come potete vedere qua cioè, i buchetti qua non ci sono nell'orecchio. E qua anche, cioè, e qui non è proprio definita come l'immagine. Poi vabbè, qua vedo che si può mettere in 4K e ho già provato a vedere, ma con la stessa definizione in 4K, cioè di quell'immagine là non c'è. Vabbè, ovviamente i buchi non è che appaiono se cambio risoluzione. Poi un'altra cosa, quindi vabbè, già qua mi viene il dubbio che questo modello è per la versione console, però andando sul sito ufficiale di Crysis.com, qua si può notare effettivamente che il modello è quello più aggiornato praticamente. Qua gli stessi buchini ci sono e anche qua è molto più definito come l'immagine originale del 2007. Poi ho notato anche un'altra cosa nel teaser, oltre che vabbè, oltre l'illuminazione, che secondo me, cioè, questo qua è come apparirà sulle console, cioè tutto un po' più scuro. Cioè sul sito qua, boh, vabbè, magari è un'impressione, però sembra, boh, tutto un po' più definito ovviamente. Vabbè, ok, qua c'è la risoluzione che è bassa, però già dal modello si capiscono, cioè, queste 2 cose qua. Questo qua è più definito. Poi dal teaser, se noi andiamo più avanti, dove mostra la scritta Crysis, poi remastered con le particelle che si muovono quando remastered, cioè la scritta remastered va, poi vabbè, coming soon. E poi, come possiamo notare, qua appare PC, Xbox One, PS4 e Nintendo Switch, quindi vuol dire che vabbè, il motore sarà scalabilissimo praticamente. Però c'è una cosa che non so, boh, mi sa che sono uno dei primi che ha notato, ma non so se. Allora, potrebbe essere un caso, ma secondo me non è un caso. La scritta PC e Xbox One appaiono per prime, proprio quasi all'istante. E
E poi appare PS4 e Nintendo Switch. Quindi secondo me prima arriverà sul PC e vabbè, ovviamente anche Xbox perché è di Microsoft. Quindi prima arriverà sul PC sto gioco, poi sulla PS4. Guardate ancora. Vedete, cioè ci sta tipo mezzo secondo in più ora che appare PlayStation 4 e Nintendo Switch. Poi, per la data di uscita, secondo me, allora, visto che appunto loro hanno detto che sarà disponibile ad agosto, secondo me uscirà proprio il giorno in cui è ambientato il gioco dell'originale Crysis, quindi agosto 2020, però non mi ricordo la data. Comunque, vabbè, è sicuro che esce ad agosto, è sicuro. Un'altra cosa, noi non abbiamo visto niente di qualche gameplay e tutto, vabbè, ovviamente perché ancora devono annunciarlo. Però noi possiamo fare un passettino indietro all'anno scorso, al 2019, quando hanno fatto vedere una specie di touch demo del CryEngine 5.6, dove qua appunto, cioè io già mi ero andato a immaginare qualcosa in questa touch demo. Vabbè, all'inizio mostrano tutte le capacità del motore grafico del CryEngine, poi verso la fine appare questa specie di giungla e qua la musichetta di Crysis 1. Quindi Crysis 1 apparirà così praticamente. Vabbè, secondo me un po' meglio, cioè, perché ovviamente è già passato un anno da queste immagini. Però teoricamente dovrebbe apparire così Crysis 1. Cioè, è una cosa incredibile. Comunque, vabbè, poi qua appare la voce di Prophet, vabbè. Comunque, noi possiamo vedere anche altre immagini che oltre c'è questo teaser qua, però sempre l'anno scorso uno di Crytek, oltre vabbè al teaser, aveva mostrato anche queste tre immagini, forse in un profilo Twitter, tipo questa immagine qua. Vedete, 2019, quindi teoricamente il gioco dovrebbe essere così, cioè l'isola, almeno l'isola dovrebbe apparire così, cioè c'è una quantità sproporzionata di alberi, foglie, di dettagli. E quindi niente, questo è tutto quello che sappiamo di Crysis Remastered 2020. Ci rivedremo ad agosto. Achieved with CryEngine.